Signor Ministro della Cultura, caro Dario, signor Presidente della Regione, caro Enzo, Sovrintendente, signor Generale, Eccellenza, signor Sindaco, anzi, prima di tutti, amiche e amici di Pompei, è davvero un modo molto bello questo, quello per augurarci Buon Natale. Confesso che quando con Dario abbiamo concordato la data, un po' dei miei hanno guardato stralunati, ma come? Abbiamo una bellissima notizia da dare, 6 domus restaurate, lo facciamo nel giorno in cui i quotidiani non escono, nel giorno in cui non ce la possiamo vendere sui giornali. Io credo in realtà che qui siamo di fronte a qualcosa di straordinariamente intenso, non solo per Pompei, non solo per la Campania, ma per il paese e, come ha detto Dario, per il mondo intero. Siamo sicuramente in presenza di alcuni fatti tecnici di questo recupero. Il generale Nistri, dopo un lavoro prezioso, lascia destinato a un nuovo incarico a far data da oggi. Il generale Curatoli avrà da divertirsi. Vogliamo ringraziare loro e attraverso di loro voglio ringraziare l'Arma dei Carabinieri per il sostegno che da sempre dedica all'attenzione al patrimonio dei beni culturali, non soltanto all'attività quotidiana. È una cosa che ci rende orgogliosi. Abbiamo 6 domus che, se vedrete, vi stupiranno, vi sorprenderanno, vi emozioneranno, anche perché ci sono dei particolari che stupiscono sempre. Il sovrintendente ha mostrato al ministro un dettaglio, quello che può sembrare un dettaglio che io non conoscevo, ma questo forse non fa notizia, ma non conosceva neanche il ministro. E cioè, in una delle domus restaurate si vede chiusa dall'interno, al momento della fuga si pensava probabilmente di poter tornare a riprendere, a recuperare o a rientrare direttamente nella casa. Piccoli dettagli di vita quotidiana che vengono conservati naturalmente nelle forme che potete immaginare e che dimostrano come Pompei sia un'esperienza sempre nuova, nonostante che ormai da secoli sia qua. Eppure non c'è soltanto il restauro di 6 domus o il lavoro straordinario che viene svolto dalle donne e gli uomini che con maestria continuano i restauri. Ne abbiamo incontrati anche in alcuni siti mentre camminavamo, o a chi comunque si dedica anima e cuore tutti i giorni per questo luogo. C'è qualcosa di più. È l'occasione di darci gli auguri di Buon Natale, sì, ma è soprattutto l'occasione di dire che l'Italia è nelle condizioni di dire basta con le opere incompiute, con le cose lasciate a metà, che l'Italia è finalmente in grado di giocare la propria potenza straordinaria che questo luogo riclama e rivendica in tutto il mondo, e che l'Italia, se smette di piangersi addosso, è nelle condizioni di poter tornare ad essere quello che il mondo si aspetta che sia: un paese leader, un paese forte, un paese faro. Noi abbiamo vissuto questo anno circondati da tante notizie belle e buone, ma dall'attentato alla quotidianità che da Parigi, Charlie Hebdo a gennaio, fino a Parigi, e non soltanto a Parigi, novembre, il Bataclan, i ristoranti e lo stadio L'Etat de France hanno dimostrato essere il marchio di fabbrica del nuovo terrorismo. Gli attentati nei luoghi della quotidianità, gli attentati ai simboli dell'identità. E ci siamo detti, lo abbiamo detto anche a Pompei ad aprile, quando abbiamo presentato quell'Expo, che la nostra risposta sarebbe stato il nostro modo di vivere, l'identità, la cultura, i valori che esprimiamo. È come se Pompei rappresentasse una risposta anche all'emergenza identitaria e culturale del nostro tempo. Vogliono distruggere ciò che siamo, noi dimostriamo che siamo i figli di una grandissima storia e i padri di generazioni che hanno voglia di nutrire l'anima e di essere in grado di rappresentare qualcosa di grande. C'è sicuramente anche questo nella conclusione dell'anno che stiamo vivendo. Ma Pompei è molto, molto di più. Pompei è l'idea che l'Italia non si ferma, Pompei è l'idea che facciamo notizia non più per i crolli, ma per i restauri. E qualcuno dirà, sì, ma il restauro non fa notizia. Forse non avrà i titoli
sui giornali che hanno i crolli, ma è un tam-tam strabiliante che gira per il mondo e che meraviglia le persone. E chi viene qui, magari facendo migliaia di chilometri per poter visitare tutta questa bellezza, torna trasformato, torna diverso. È un'esperienza che lo cambia. Questo è il destino dell'Italia. Essere un luogo di talmente tanta straripante bellezza da dover far forse la fatica doppia per meritarsela e contemporaneamente essere in grado di dover avere una consapevolezza. Questo nostro mondo ha bisogno di noi. Non mi sottraggo a ciò che comunque c'è da fare in questo territorio. Oggi Enzo De Luca mi ha puntualmente aggiornato sul lavoro che sta svolgendo la Regione, straordinario, per sciogliere uno dei nodi che insieme abbiamo ritenuto prioritario. Non è che l'abbiamo ritenuto lui ed io, lo ritiene il Paese, lo ritiene questa Regione, ma lo abbiamo detto nel nostro patto di governo, che è quello della terra dei fuochi. Stanotte gli uffici della Regione hanno chiuso, se ho capito bene, le procedure per la gara, dopo che ieri è stato autorizzato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal dottor Cantone, la procedura. È un grande passo in avanti. La Regione ha preso questo impegno, lo Stato ha messo i soldi assieme alla Regione, noi questa partita la portiamo a casa. Su Bagnoli, dopo anni di blocco, finalmente si parte con i denari necessari, il procedimento autorizzativo necessario alla bonifica, ed è un tema che sta seguendo il commissario straordinario che è qui con noi. I comuni dell'area stanno facendo un grande lavoro. La Regione ha tutte le condizioni per poter uscire dalla fase di difficoltà. Io l'ho detto in un'altra sede, se la Campania si mette a fare quello che può fare, cambia il destino del Mezzogiorno, ma anche cambia banalmente le sorti del PIL dell'Italia, non del Mezzogiorno soltanto. E allora ci sono alcuni dati positivi. Il sindaco mi raccontava che quest'anno sono 3.250.000, sovrintendente, i visitatori che alla fine sono stati, saranno alla fine dell'anno in questo luogo. 3.250.000, circa il 20% in più dello scorso anno, no, 2.600.000, quindi guarda, 2.600.000 a 3.200, dico bene? Quindi un bel aumento rispetto allo scorso anno. Ma non basta, noi ci dobbiamo dare una data nuova. E allora vi faccio una proposta, che è quella di scegliere la data dell'eruzione, il 24 agosto. Nel 2016 sarà il momento di continuare il lavoro del grande progetto Pompei. E noi il 24 agosto del 2017 dovremo terminare la fase straordinaria, non soltanto quella europea, ma anche quella ulteriore alla quale sta tenacemente lavorando il MIBACT con grande dedizione e passione, e fare la fine della fase 1, quella del recupero dei tempi perduti, e iniziare con la fase 2, dove continueremo naturalmente, come sempre, uno scavo archeologico a mantenere. E per le caratteristiche tipiche di Pompei continueremo a scavare, a verificare ciò che c'è, a recuperare ciò che va recuperato, ma sarà un giorno in cui poter dire finisce definitivamente la stagione in cui Pompei era in ritardo. Dunque, siamo qui per augurarci buon Natale, sì, per augurare buon lavoro a Niste, a Curatoli, per augurare buon lavoro a tutte e a tutti, ma siamo qui per dirci soprattutto che l'augurio che io vorrei fare alle italiane e agli italiani da Pompei è quello di saper tornare a stupirsi, a meravigliarci di ciò che questo paese è. Un Natale che segni ovviamente la pace nei cuori e nelle famiglie, gli auguri più cari da parte di tutto il governo, ma anche l'invito a saper guardare con gli stessi occhi, ma in modo nuovo, ciò che noi abbiamo. Credo che nella esperienza dell'uomo e della donna di cultura questo sia l'esercizio più bello e più difficile. Poter rivedere sempre in modo nuovo qualcosa che già ci passa tutti i giorni sotto gli occhi. È un'esperienza che talvolta è complicata. Chi ha vissuto o vive in città d'arte sa che uno si abitua anche alla bellezza. Sapersi non fermare di fronte all'abitudine al bello e contemporaneamente combattere perché questo bello possa vincere. Questo è il modo con il quale noi vogliamo augurarci buon Natale. Allora, ci sono ancora dei denari da spendere, vanno spesi bene, come stiamo facendo. La sottolineatura del generale Nisti, non un cantiere
ha superato il piano economico, è una cosa che credo possa essere elemento di normalità che rivendichiamo. Però invitiamo anche tutte e tutti coloro che solitamente sono capaci di lamentarsi, come anche naturale e fisiologico che sia, di guardare i fatti. Pompei era tutte le settimane o tutti i mesi sui giornali perché le cose non funzionavano, anche in modo ingeneroso, ha detto bene Dario. Non è più così. Pompei è il simbolo di un'Italia che riparte. E in questo 2015, dal primo giorno, quando tutti dicevano che il Parlamento non riuscirà a eleggere un Presidente della Repubblica, e lo ha eletto. Il Parlamento non riuscirà a fare le riforme, la riforma della legge elettorale, e lo ha fatto. La riforma del mercato del lavoro non ci sarà. E finalmente questo dato è stato acquisito, ancora abbiamo una disoccupazione troppo alta, ma è scesa di 2 punti in un anno, 2 punti percentuali. E quindi è un segno a fare ancora di più e meglio. Ci dicevano che Bagnoli e la Terra dei Fuochi sarebbero state delle aree tabù. Ci dicevano che non avremmo mai buttato giù le tasse. Oggi, voglio dirvi, dopo la legata di Pompei e dopo che oggi le 6 domus vengono restaurate, voglio dirvi che indipendentemente dalle idee politiche, indipendentemente dalle opinioni, poi quando ci sono le elezioni ciascuno vota chi gli pare, è bello che gli italiani possano sapere che l'Italia è in marcia, che l'Italia non si è fermata, che l'Italia non si è arresa al declino e che la stagione più bella del nostro paese deve ancora venire. Dirlo a Pompei ha un valore doppio, lo dico con la gratitudine verso tutti coloro i quali hanno lavorato, anche con quelli che mi hanno amabilmente preso in giro per il risultato di Napoli-Fiorentina, vi vengo a ritrovare tutti al ritorno, e voglio però dire anche contemporaneamente che se nel 2016 metteremo la stessa intensità, la stessa determinazione, la stessa grinta che abbiamo messo in questo anno, questo paese non soltanto riparte a livello economico, questo paese, e credo che sia la cosa più importante, riparte a livello di emozioni, di voglia di fare, di energia, di entusiasmo, di determinazione. Non sprecheremo neanche un giorno in questa direzione. A tutte e a tutti l'augurio di un buon Natale e di un buon anno, l'augurio di sapersi meravigliare di fronte alla bellezza di Pompei, della Campania e dell'Italia, e il grazie sincero del governo, perché se avete realizzato questo capolavoro di cambio di clima è perché ci avete creduto, e oggi crederci è davvero tutto. In bocca al lupo!